mezzo domenica era stato colpito duro e quindi l'hai voluto preservare per domenica prossima, oppure una scelta solamente tecnica? No, è stata una scelta tecnica, perché Franco in quel momento cioè, non stava dando quello che può dare, forse è stato anche, cioè, anche per il fatto della settimana scorsa che è stato colpito, però il mistero ha deciso, cioè, detto meglio che lo cambiamo. Una partita in mano l'avete persa duello di ingenuo e clamoroso. Questo è bello delle squadre giovani, forse. Cioè, forse i ragazzi ancora non hanno quella della mente di Natale e nel momento giusto che possiamo girare la partita prendiamo un gol, cioè anche l'infortunio secondo me il calcio di gol forse è stata una decisione. Lo dicevamo prima, forse sono quei rigori che si danno o non si danno, ma però c'è anche un difensore che sta in vantaggio sulla palla. Però, poi lui che ha fatto grande carota. Vabbè, comunque è un 96, non è che possiamo buttare la croce addosso alla palla. Non la voglio buttare, però anche per chiuderci sempre dietro a questi giovani, che giovani sì, ma sono dei giocatori con una certa esperienza. Non sono bravi, cioè diciamo anziani quando vincono e poi quando perdono sono giovani. Sono dei bravi giocatori che fanno i loro errori come li fanno i grandi, come li fanno i piccoli, però voglio dire oggi. Al di là dei giovani e dei vecchi sono stati due grossi ingenuità che magari mi hanno tappato le ali anche per obiettivi, anche se il campo è e su questo magari puoi rispondere anche da te. No, io sono d'accordo che alla fine ci sono due episodi hanno messo sicuramente che sono degli episodi che ci devono far riflettere ma per migliorarci quotidianamente, perché indipendentemente da tutto il discorso del giovane o vecchio, questi sono ragazzi che si allenano con grande intensità, lo staff sta facendo un grandissimo lavoro, sicuramente questo è un'analisi di ripartenza, perché analizzare un certo